flusso di pubblico a Strenne di Natale, il Salone del Regalo promosso da Rovigo Expo nel quartiere espositivo del Censer Rovigo Fiere. Oltre 15.000 visitatori hanno salutato la 12ª edizione di un evento entrato ormai a pieno titolo negli annali della tradizione provinciale. Gradimento alle stelle per le 200 realtà espositive provenienti da ogni parte del territorio nazionale e per le singolari mostre realizzate nell'ambito della rassegna. A rinnovare la suggestione del Natale in una cornice di luci e fiocchi, il presepio vivente proposto dalla Proloco di Fratta Polesine. Questo è il 20° anno del presepio vivente di Fratta Polesine. È nato nel 1994 da un gruppo di ragazzi che a un certo momento hanno deciso di fare qualcosa, non dico di diverso per il paese, ma di incentivare più il Natale, più la sensibilità delle persone. E per gioco, si potrebbe dire, è partito questo presepio che in via via in questi 20 anni ha fatto una carrellata molto ampia delle sue tradizioni. Abbiamo cercato di spolverare tutte le tradizioni polesane, frattensi, e anche il presepio vivente di Fratta sembra rispettare le vecchie tradizioni che qualsiasi contadino, qualsiasi persona, qualsiasi piccolo abitante che aveva un po' di casa, un po' di spazio nella sua casa, di creare questo presepio. Vetrina multicolore a piano terra del corpo fieristico centrale in un mosaico di idee regalo messe in campo da attività artigianali e commerciali. Da Merlo Servizi, tante idee regalo per i nostri amici a quattro zampe. Cosa avete proposto a Strenne di Natale? I nostri amici ci fanno compagnia quotidianamente, sono animali molto fedeli e è giusto anche a loro fare un regalino di Natale. Abbiamo proposto delle confezioni in regalo con gli ossi quelli gustosi, le ciotole e tutti i cuscini caldi per affrontare l'inverno. Qual è stata la risposta del pubblico di Strenne? Sono stato anch'io, che sono del settore, sbalordito dal fatto che veramente viene sentito tantissimo la fedeltà degli animali, specialmente dei cani. Per una donna di classe, da Inese Abbigliamento, cosa avete proposto al pubblico di Strenne? Abbiamo proposto una moda positana, che è una linea che viene conosciuta in tutta Italia e conosciuta in tutto il mondo, ma poco conosciuta per la città di Rovigo. Assieme abbiamo abbinato anche tutta una serie di gioielli e di cose creative che vengono direttamente da Venezia, e questo ci dà uno spunto per tuffarci nel mondo della creatività. Com'è stata questa esperienza? Per noi è stata la prima esperienza per quanto riguarda la città di Rovigo, è stata una bellissima esperienza e speriamo di ripeterla anche l'anno prossimo, con clienti e persone nuove. Magie di Natale anche a Strenne 2013, grazie al Mercante dei Sogni. Cosa ci avete preparato quest'anno? E come al solito tantissimo oro, tantissimo rosso, perché comunque questi due colori va sempre fatto parte di Strenne di Natale. 12 anni di oro e di rosso e tanti tanti altri colori che comunque fanno parte del magico Natale. Fantasia e creatività al primo piano della struttura espositiva, da sempre regno incontrastato degli hobbisti. Quest'anno abbiamo proposto degli angeli molto particolari, il cuore che è un po' il nostro logo di sempre, gli uccellini che sono così un po' invernali e anche un po' bizzarri, tutto abbastanza, cioè nasce una cosa che nasce dall'anima, quindi cerchiamo sempre di non fare cose convenzionali. Peccati di gola al padiglione D, che ha visto la presenza di 35 paladini del food con specialità alimentari e prodotti tipici regionali. Peccati di gola a Strenne di Natale con il Choco Kebab di Intrigo Caffè. Ma come vi siete presentati a questa edizione 2013? Sì, allora quest'anno noi portiamo una grandissima novità che a Rovigo non c'era. Si tratta del Choco Kebab, si tratta di cremino piemontese servito a scaglie su un letto di panna montata con la Nutella e una cialdina che prepariamo noi al momento.
E è una grande novità, come ripeto, infatti l'abbiamo portata quest'anno per farla conoscere un po' a questa città, una grande novità. Oltre al choco kebab facciamo crepe semplici, abbiamo la crema caffè, abbiamo pacchettini di Natale, insomma tutto quello che portiamo anche al bar da noi. Noi abbiamo un piccolo bar a Rovigo in centro, vicino al centro storico, e siamo da pochissimi mesi delle novelline e stiamo piano piano ingranando. Si tratta di due mesi appena, e niente, adesso stiamo cercando di far conoscere questa novità. Come avete vissuto questa esperienza? Molto positiva, devo dire che la gente è fantastica, l'organizzazione è stata veramente fantastica, impeccabile, tutti molto gentili, servili. Noi era la prima volta, quindi ci siamo trovate benissimo fin da subito. L'Edificio Dolmen si conferma punta di diamante di Strenne di Natale 2013. Com'è andata quest'anno l'esperienza? Beh, anche quest'anno l'esperienza è stata ottima. La gente di Rovigo, come sempre, risponde presente al nostro richiamo, al richiamo della fiera di Rovigo, e siamo contenti. Vi aspettiamo ogni anno sempre più numerosi. Speriamo che anche l'anno prossimo venite a trovarci. Evento nell'evento, birra nostra, realizzato da Officina Eventi, percorso legato alla degustazione e alla produzione di birra artigianale, dalle materie prime alla mescita, dalla promozione alla vendita, in un contesto che, seguendo nella filiera, ha puntato alla diffusione di informazioni, ad una conoscenza più approfondita della birra artigianale italiana. Portacolori del settore, i birrifici Conense, Ratta Brew, San Gabriel, i Due Mastri e Mastro Matto. Consueto appuntamento al secondo piano con la Piazza della Solidarietà, che ha visto insieme 25 associazioni legate al volontariato locale. Accanto il villaggio di Babbo Natale, con gonfiabili giganti, animazioni, giochi e spettacoli di zumba fitness per i più piccoli a cura di Simone ed Erika. Tra le novità dell'edizione 2013, il volo di Natale, mostra di aeromodellismo realizzata al primo piano del padiglione C dall'Aeroclub di Rovigo, con tanto di laboratori didattici. Chiudere il calendario degli eventi collaterali, domenica 1 dicembre, la premiazione della nona edizione della mostra concorso Accendi il tuo presepio, che ha visto esposte oltre 50 opere realizzate da altrettanti artigiani del territorio provinciale, ma non solo. Chiuso il sipario su Strenne di Natale, Rovigo Expo torna al lavoro per aprire le porte a Buy Made in Veneto, importante occasione di business sostenuta dal Sistema Camerale Veneto, dedicata al sistema casa e al sistema moda, secondo la collaudata formula degli incontri B2B, con l'obiettivo di unire l'offerta regionale con potenziali clienti provenienti da alcuni tra i mercati a maggior tasso di crescita del mondo. Ne parleremo ampiamente nella prossima puntata di Spazio Eventi.